Buongiorno a tutte, io cercherò in quest'ora e mezza di darvi un piccolo metodo facile da memorizzare, possibilmente che vi serva anche diciamo, senza prendere degli appunti, perché le cose che si ricordano senza prendere gli appunti poi sono le più efficaci e in generale le migliori. Allora, io parto da un ricordo di quando ero a scuola, si studiava Aristotele. Io non mi ricordo assolutamente niente di Aristotele, tranne una cosa. Secondo me è molto importante. Lui diceva che prima di iniziare una discussione, uno scambio, bisogna intendersi sul significato delle parole. E qui cercherò con voi di fare un po' di chiarezza su quattro parole. La prima parola che potete immaginare è la parola informazione. La seconda parola, comunicazione. La terza parola è condivisione, una parola molto di moda oggi. E la quarta parola, notizia. Quindi fra un po' arriveremo a ciò che ci interessa, cioè a definire che cos'è una notizia. Allora, per aiutarvi a ricordare tre possibili definizioni, quelle che io ritengo le più attendibili, delle prime tre parole, informazione, comunicazione e condivisione, vi racconto una piccola parabola, un po' come Gesù, no? Spero che non mi crocifiggano. Allora, vi racconto un piccolo fatto che mi è successo e che mi ha dato l'ispirazione per arrivare a una definizione di questi termini. Allora, mi trovavo a Lecce, in un albergo, parliamo di 4-5 anni fa, arrivo per motivo di lavoro e avevo un po' di tempo libero e quindi chiedo alla ragazzo che sta al portone di indicarmi una libreria dove andare a comprare una guida per visitare Lecce. Era la prima volta che andavo a Lecce, quindi avevo sentito parlare molto bene di questa città. E in questo caso avrei potuto evitare di rivolgermi a questa persona che stava all'ingresso e trovare alla reception le informazioni sulla città. Quindi, se avessi trovato alla reception questo tipo di supporti, magari un libretto, una guida, qualcosa, si sarebbe verificato un atto di informazione, cioè l'albergo mi informava sulle le caratteristiche storiche, artistiche, economiche della città. Io però ho preferito vivere un momento di comunicazione, quindi ho chiesto a questa persona se mi forniva l'indicazione di una libreria dove potessi trovare delle guide. E questo ragazzo mi ha dato l'indicazione della libreria dove potevo andare. Sono passati 3 giorni in cui ho avuto modo di visitare la città, comprare il libro, visitare la città, fare le mie cose di lavoro. E al momento di partire, dopo 3 giorni, mentre uscivo, dopo aver fatto il check-out dall'albergo, questo ragazzo si è avvicinato, la cosa mi ha colpito perché di gente ne passava tanta, e mi ha detto, mi ha domandato, ha trovato il libro che cercava? Questa è condivisione, ma è un atto di condivisione talmente forte che io mi ricordo a distanza di 6 anni il suo viso, dov'è l'albergo, il nome dell'albergo, e mi sono rimaste impresse tantissime cose della città. In pratica lui, non so se istintivamente, ma credo fosse addestrato, perché questo albergo fa parte di una catena internazionale, però non vi dico il nome per non far pubblicità, non so se istintivamente o perché addestrato, però lui è andato oltre. Allora, informazione, comunicazione, condivisione. Io credo che la maggior parte dei messaggi che ci arrivano stanno a metà strada fra informazione e comunicazione, quindi hanno un livello di efficacia abbastanza basso. Parlare di condivisione è molto molto più difficile. Non so se avete in mente il recente mood di comunicazione di Coca-Cola, che parla appunto di condivisione. Vedremo anche dai risultati delle vendite, perché è appena iniziato, quindi è presto per dirlo, se questo tipo di messaggi fa parte dell'informazione, della comunicazione o della condivisione. Parlando di condivisione, vi lascio un piccolo tarlo mentale, e cioè capire se attraverso i social network, quindi attraverso la comunicazione digitale,
si può arrivare a quale livello si può arrivare, cioè se si fa informazione, se si fa comunicazione, se si fa condivisione. E adesso cerchiamo di dare una definizione invece di notizia. Io vorrei chiedere a una di voi a caso, una volontaria, se vuole venire qui vicino a me, e una fra di voi che ritiene di avere sviluppato un'idea di che cos'è una notizia. Vorrei farlo dire da una di voi. Chi viene? Deve venire per forza qui vicino a me per permettere anche a tutte le altre in rete di condividere questo momento. Volete che scelga io? Mi dica un numero. 4. 1, 2, 3, 4. La signora con la maglia amaranto, venga. Imbarazzata? Un pochino. Ma no, ci dica brevemente lei di che cosa si occupa, che cosa si aspetta che sia successo fra un'ora e mezza quando abbiamo finito l'incontro, e poi le faccio la domanda. Allora, io sono Cristina, sono un'estetista. Cosa si aspetta da questo incontro? Di imparare sempre qualcosa di più. Ok, e adesso lei che idea si è fatta della notizia? Lei legge i giornali, ascolta la radio, vede la televisione? Sì, tutte e tre. Praticamente le notizie di qua così? Sì. La notizia. Mi dica una notizia che l'ha colpita in questi ultimi giorni. Beh, ad esempio, ieri sera sentivo la notizia di quelle bimbe che sono state trovate dai Rom, che mi ha colpito, che non sanno se sono figlie loro. Perché è una notizia? Lei ha figli? Io sì. Quindi abbiamo un primo elemento per capire che cosa può essere una notizia, vero? Sì. Che cos'è questo primo elemento? Fatto che hanno trovato questa bimba. Ma il fatto che lei ha figli, quindi si sente particolarmente. Benissimo, ma proviamo a trovare altri elementi. Dove è successo questo? Beh, all'estero, in Irlanda e in Grecia. Pur essendo molto lontano da Milano, però questo fatto l'ha colpita. Sì. Quindi probabilmente perché è una notizia per lei. Torniamo alla motivazione di prima. Per i bambini. Per i bambini. Qual è l'aspetto più caratterizzante di questa notizia? Il fatto che hanno preso questi bimbi, che non si sa se da dove arrivano, e comunque che la vita che gli facciano fare. Cerchiamo di andare un po' più in profondità. Lei è figlia dei suoi genitori o è adottata? No, figlia dei miei genitori. Lei ritiene che sia piacevole scoprire in età adulta che i propri genitori non sono i propri genitori? No. Qual è il tema di questa notizia che la rende così forte a livello psicologico? È che sono stati portati via dai genitori questi bimbi. Quindi la separazione dai genitori veri e l'ipotetica scoperta quando saranno un po' più grandi o fin da adesso che hanno perso i loro veri genitori, quindi magari potrebbe essere anche difficile riuscire a trovarli. Sì. Secondo lei questo tema del riconoscere i propri genitori, poter dialogare con loro, riconnettersi a loro, è un tema importante nella vita di un essere umano? Secondo me sì, è molto importante. Facendo una graduatoria di 10 dove lo mette? Beh, nei primi posti, penso anche al primo. Lei ritiene che questo sia uno dei motivi fondamentali per cui questo fatto è una notizia nonostante sia avvenuto a 2-3 mila chilometri da Milano? Sì, secondo me sì, è una notizia molto importante. Benissimo, la ringrazio, adesso facciamo un'altra prova, mi dica un numero. 5. No? Va benissimo, grazie. 1, 2, 3, 4 e 5, la signora con gli occhiali e i capelli lunghi. Prego, si accomodi. Io? Sì, prego. Nome, cosa fa nella vita e cosa si aspetta? Allora, io sono Gabriella e insieme al numero 6 stiamo sviluppando un progetto chiamato Diritto in Famiglia, quindi aiutiamo le famiglie ad affrontare problemi legali, psicologici e sociali, un po' tutto ciò che riguarda la famiglia. Bene, cosa si aspetta da questo incontro?
Mi aspetto di avere delle nozioni in più su come sviluppare al meglio la comunicazione che stiamo cercando di fare. Mi dia una sua definizione di notizia. Notizia è un fatto, che viene comunicato a un pubblico, che riporta un qualcosa di riporta un qualcosa di, non di anomalo, però un qualcosa che richiama la nostra attenzione per una motivazione che può essere piacevole o spiacevole, cioè notizia anche una cosa bella. Benissimo, mi si rompono le unghie dei piedi da soli, lei pubblicherebbe una notizia così? No, deve essere una notizia che abbia un pubblico interesse. E cosa vuol dire un pubblico interesse? Pubblico interesse che deve avere una certa rilevanza per la società in cui viviamo, secondo i parametri. Che cos'è la rilevanza? Pare che Aristotele non ha detto questo a caso, non è facile riuscire a definire il valore di una parola. Rilevanza nel senso di importanza, nel senso di importanza paragonata alla realtà sociale, storica in cui stiamo vivendo. Possiamo dire sento che questa informazione mi appartiene? Sì. Possiamo parlare di universalità? Dell'informazione? Una notizia è tale se ha un carattere di universalità, cioè se riesce ad abbracciare la maggior quantità possibile di pubblico. Sì. Bene, adesso le faccio una domanda. Lei sa cos'è l'agorafobia? Sì, è la paura di stare nei grossi spazi, nelle piazze. Le è mai capitato? Una volta. Ci racconta questo episodio? Sì, ero a Ibiza, in una enorme discoteca, e per la prima era proprio enorme, sembrava uno più grosso di uno stadio. E sono entrata, c'era tanta gente e mi è venuto, avevo proprio paura di stare in questo posto perché era troppo grande con troppe persone. E quindi ho avuto una sensazione tipo di panico e sono uscita. Lei sa che in questo momento noi tutti stiamo precipitando? Sì, in un certo senso. Mi spieghi perché? Stiamo precipitando a livello sociale, economico? No, proprio a livello fisico. Si guardi da 50 anni luce, faccia finta di essere 50 anni luce lontano dalla Terra. Okay. Lei sta viaggiando su un pezzettino di qualcosa di materia che ruota nel buio a 2500 km orari, che ruota intorno a una palla di elio che può esplodere da un momento all'altro e sta precipitando nel vuoto insieme a tutte le altre stelle e pianeti. Non è male come sensazione, provi a immaginare che non avrà mai fine perché lei sta precipitando insieme a tutti gli altri nel buio. Le crea un pochino di angoscia? Sì. Se lei prova a pensarci un po' a lungo, probabilmente le arriverà una sensazione tipica, simile a quella dell'agorafobia. Però la sua sensazione di agorafobia, provata nella discoteca di Ibiza, non è una notizia. No. Proviamo a farla diventare una notizia, o meglio, non una notizia, un qualche cosa che abbia un valore universale. Proviamo? Proviamo a farlo con il linguaggio. Io adesso le leggo una cosa che non è una notizia, oppure vuole leggerla lei, magari la conosce. Se lo sente di leggerla? Sì. Ecco, adesso vi faccio vedere come trasformare una sensazione del tutto personale che non può diventare notizia in qualche cosa che è molto più di una notizia. Poi torniamo a bomba sul senso della notizia. Vado. Prego. Allora. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sopra umani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io con l'infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente viva e il suon di lei.
Così, tra questa immensità, si annega il pensier mio e il naufragar me dolce in questo mare. Vabbè, questa poesia, lei la conosce questa poesia, vero? Sì. Quando la leggo, la sento leggere, mi crea sempre una forte emozione. La capacità di quest'uomo è stata quella di trasferire una sensazione, un'intuizione personale in qualcosa di universale. Allora, le notizie in genere tendono ad avere questo carattere, non ovviamente un carattere poetico, artistico, perché sono strumenti abbastanza effimeri, nel senso che hanno un tempo di vita abbastanza corto, quindi non così eterno come può essere l'infinito di Leopardi, però tendono a caratterizzarsi per una universalità. E questo, diciamo, prego, se vuole tornare ad accomodarsi. E questa è una delle caratteristiche fondamentali della notizia. Mi dice un altro numero? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lei, prego, se vuole accomodarsi. Se vuole venire qui alla mia destra. Nome e attività e che cosa si aspetta lei da questo incontro? Allora, Ilaria, attualmente mamma, questa è la mia attività. Mi aspetto anch'io di avere notizie, imparare sempre qualcosa di nuovo, ripassare cose già acquisite. Bene, adesso lei si ricorda più o meno alle elementari quando ci spiegavano la grammatica italiana? Bene. Allora adesso sì, le faccio fare, facciamo un ripassino, magari sì, può servire per quando i bambini diventano grandi. Allora io le chiederei di scrivere la maggior quantità possibile di pronomi e aggettivi interrogativi, ok? Ecco, magari li scriviamo tutti in maiuscoli, prego. Devo correggere? No, prego, vada per avanti. Quale? Chi? Ma non è un che cosa? E non è un pronome, è un aggettivo. Tutta l'area delle interrogazioni, sì. Chiamiamola così per semplificare. Quale, chi, che cosa, lo stava scrivendo, va bene. Poi, che cosa? Andiamo avanti. Il tempo. Lo spazio. La motivazione, la quantità, non c'è qua. Vabbè. Va bene, sì. Le cose sono automatiche. Non c'è problema. La quantità, li abbiamo fatti tutti? Chi, che cosa, dove, quando, perché, la modalità. Come? Facciamolo più sintetico. Un po' maiuscolo, un po' minuscolo. La destinazione. No, la destinazione è a chi. Ah, ok. La provenienza. Li rileggiamo insieme. Dove e verso dove? Li rileggiamo insieme. Quale lo lascerei perdere perché è un po' generico, ma tutti gli altri vanno benissimo, li lega lei. Allora, chi, che cosa, quando, dove, perché, quanto, come, dove, a chi, da dove. Benissimo, grazie, può tornare a posto. Allora, cominciamo con perché vi ho fatto questo elenco. Questi pronomi, aggettivi, espressioni interrogative sono la scaletta che vi servirà per costruire una notizia, quindi un elemento di informazione, di comunicazione o di condivisione il più possibile vicino al carattere di universalità. Ma soprattutto questo piccolo schema vi aiuterà a ricordare quali sono tutti i punti dai quali non dovete prescindere per costruire una notizia.
e parliamo, partiamo da, dall'elemento più, diciamo, più importante, il chi, il soggetto. Mi dice un numero gentilmente. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lei con gli occhiali, se vuole accomodarsi qui da noi, qui da me. Prego. Lei chi è? Alessandra. Poi che cosa faccio? Ma la sua identità rispetto a tutte le Alessandre del mondo, come la possiamo definire? Perché lei è diversa dagli altri? Perché sono un patrimonio genetico diverso da tutti gli altri. Beh, non direi, se lei avesse una sorella gemella non sarebbe poi così unica. Il patrimonio genetico comunque è diverso dalla sorella gemella, però... Sì, ma non si vede il patrimonio genetico, quello che vediamo sarebbe un clone. E poi la formazione è diversa di mia sorella, perché io ho fatto scelte diverse, percorsi diversi. E mi faccia un esempio di un percorso diverso. Perché ho fatto scuole diverse, ho letto libri diversi, ho visto film diversi. Ma probabilmente lei ha letto i film, ha visto i film, ha letto i libri, ha fatto percorsi che hanno fatto tante altre persone. Ma gli stessi no, nel senso che ho fatto delle cose, insomma, che posso aver fatto altre, ma non gli stessi nello stesso modo, negli stessi tempi. Allora sono questi dettagli che fanno di lei una persona completamente diversa dalle altre? Non lo so. Il fatto che lei abbia letto I fratelli Karamazov di Dostoevskij, un'altra persona che ha i gusti identici a lei, no? Ma ho letto quello, poi ho fatto degli incontri, ho conosciuto delle persone, ho fatto un figlio, insomma ho costruito una rete sociale e di interessi diversa da tutti gli altri. Quindi la sua identità è la sommatoria di... Di interessi, incontri, affetti. E quindi quando potremo dare una definizione di chi è lei? La definizione complessiva mai, perché comunque nel tempo... Sì, sì, la possiamo dare, mi dica quando. Non so allora, forse alla fine della mia vita, quando... Esattamente, esattamente, quando avremo finito il percorso sapremo chi siamo. Siccome però il nostro obiettivo è quello di arrivare a costruire la notizia prima che avvenga questo evento, ovviamente, perché se vuole tornare, cercheremo di trovare di valutare il peso di questa domanda ai fini della costruzione della notizia. Vi chiedo, una fra di voi scelga un tema sul quale inventiamo una notizia. Lei con la maglia color ocra, se vuole venire qui un attimo? Le chiedo di immaginare un tema che abbia un carattere abbastanza, diciamo così, in sintonia con i suoi stati d'animo del momento, oppure con i suoi interessi di questo momento. Intanto lei si chiama, cosa fa?